Perché questa live è veramente molto importante. Adesso, appena arriva la diva, capirete meglio. Poi vi ricordo di rimanere fino alla fine perché alla fine abbiamo un annuncio importante da farvi che coinvolge un po' tutte. E tutti, e tutti. Quindi, sì, l'esempio pratico di avere degli ospiti che secondo me non necessariamente devono proprio avere un disturbo, però che ci portino la loro esperienza personale, è utile anche a ricordarci che non è che le persone con un disturbo della personalità sono tutte identiche l'una all'altra all'interno di quel disturbo della personalità. Anzi, ci sono Assolutamente sicuramente no. delle variazioni, perché sennò sarebbero dei cloni, ok? Quindi avere un ospite che ci parli del proprio disturbo, ma della propria vita, delle proprie esperienze. Con la Diva abbiamo fatto un'intervista che arriva anche a parlare del suo vissuto prima che conoscesse la diagnosi. Quindi, cioè, dal punto di vista della curiosità sulla psiche, per me che non sono psicologa, che però sono, diciamo, appassionata, forse appassionata è anche troppo, perché una persona appassionata studierebbe di più di quanto faccio io, ok? Io guardo molto, cioè, ok, usufruisco molto di contenuti, però non sono una psicologa. Ok, intanto che tu È intrattieni, io arrivata. mando il link. Sì, è Sì. sempre lo stesso, comunque. È sempre È quello. È sempre lo sì, sì, sì. No, ma nel dubbio rimanda. rimando. Psicofila sono. Vabbè, è rimasto lì nel cassetto il sogno di studiare psicologia, ragazzi. Io alla fine ho studiato, invece che scienze psicologiche, ho fatto scienze pedagogiche. C'erano degli esami in comune, però. Ma non importa, mi va bene lo stesso questo percorso. L'outfit è per fare un omaggio alla diva? Ci trovi una somiglianza, dici? No, in Io realtà l'avrei era. trovato come Mercoledì Addams, io adoro Tim Burton, per cui a me Esatto. piace tanto. Tim Burton è uno dei miei autori Eh beh. preferiti, dei No, miei in artisti realtà preferiti. esatto, perché voglio fare un TikTok, l'avete già visto in tutte le salse, ma non come lo farò io, e dopo la live pubblicherò questo TikTok, sono già pronta. Ok, ho rimandato il link Arriva, arriva intanto. anche la diva, arriva anche la diva. Allora, dici un po', chiarito il fatto che tu questi ospiti, tu, noi questi ospiti qua li accogliamo, intanto perché no, cioè voglio dire, io non mi sento di discriminare nessuno perché ha un disturbo della Tra personalità. l'altro. Ma sinceramente, soprattutto se poi è utile parlarne per capire meglio certi aspetti che hanno a che fare col format che portiamo avanti da un anno e mezzo. Quindi abbiamo fatto tot live sul narcisismo e sul disturbo borderline, sull'antisociale, ma quando abbiamo potuto confrontarci con persone che ce lo hanno e ci hanno detto in quali termini hanno fatto questo o quell'altro, per me è stato ancora più interessante, senza nulla togliere alla teoria, anche con Aurora. Oibò. Anche con Aurora, che appunto lei ha diverse diagnosi, queste qua menzionate, caspita, sia stato interessante parlarne. E non è stato solo interessante per noi che abbiamo ascoltato, ma anche per l'ospite che comunque ha trovato dall'altra parte una professionista che assolutamente non ha fatto una seduta di terapia online, ma ha saputo anche dare delle indicazioni utili molte volte, no? Come nel caso di Aurora, che ha avuto delle vicissitudini particolari col sistema sanitario. Insomma, wow, cioè io sono veramente fiera e Abbiamo orgogliosa anche di questo. aiutato Aurora. Abbiamo anche Esatto, aiutato esatto, Aurora nel poter trovare qualcuno esatto. Sono a cui felicissima. non sapeva a chi rivolgersi, per cui ho dato anche delle Quindi è un indicazioni. punto che può Quindi essere vediamo utile. anche delle indicazioni pratiche rispetto a chi può. Mi ricordo che una volta ci sono state delle ragazzine che scrivevano, erano minorenni, non sapevano a chi Sì, rivolgersi è e abbiamo vero. parlato dei consultori. Noi ci rendiamo disponibili. Io vorrei ricordare una cosa importantissima. Io di tutti i video che vedete e che faccio non monetizzo niente, niente. Tutto quello che faccio sui social, tutto quello che faccio, le risposte che do ai follower, i box che metto, eccetera, eccetera, io li faccio come volontariato. Come un atto di volontariato e di sensibilizzazione, perché ci tengo particolarmente, molto spesso vedo la mia materia bistrattata e onestamente vedo anche persone che rispondono malamente a delle domande molto delicate e quindi cerco di dare un taglio il più possibile professionale anche alle risposte alle domande. Ed Professionale, è ma anche molto importante comprensibile, che è molto per me. difficile, Esatto. perché comunque io penso che il tuo linguaggio riesca ad essere accessibile a molti. Ok, facciamo così. Magari non a tutti è impossibile, ma in realtà non si comunica mai a tutti. Però per quanto professionale, con le fonti, con gli esempi e quant'altro, segnalo io come mio punto di vista che comunque riesce ad essere comprensibile anche ad un pubblico che non è del tuo settore. Almeno qua non lo so, ragazzi, molti di voi la seguite,
Datemi un po' il vostro feedback su questo. Questo è una delle domande che mi hanno fatto prima, ho visto in chat. Ecco, per me riuscire a spiegare in maniera semplice, non semplicistica, dei concetti che sono complessi, anche attraverso della documentazione scientifica, che non vuol dire che dovete andarvela a leggere, ma semplicemente che posso dare degli spunti chi è interessato ad andare ad approfondire l'argomento. Tra l'altro, tutti i miei post sono post in cui io mi rendo disponibile a scrivere sotto il post e a rispondere. Molte volte la gente è nel dubbio, mi scrive privatamente, però io rispondo costantemente a persone che hanno necessità di alcuni chiarimenti su alcune patologie, una Certo. vasta gamma di patologie, basta, molto vasta. Certo. E Tra oggi avremo. No, l'altro, scusami, finisci pure, finisci pure. no, dicevo che per me una cosa importante è parlare di tutte le patologie. Perché ho iniziato ad utilizzare anche i paper scientifici? Perché molte volte anch'io ho fatto dei video estremamente ironici, lo sapete che a me piace ridere, per cui ho fatto dei video, video anche di ironia Ma anche in live cioè, scherziamo e ridiamo spessissimo, ma anche in certo che queste ridiamo e live. scherziamo. Perché la psicologia è una cosa seria, ma non seriosa, nel senso che non è che bisogna stare sempre seri a parlare di psicologia. Tra l'altro, ricordo che l'ironia è una delle tecniche che viene utilizzata all'interno della psicoterapia e che Vero? l'ironia e la trascinabilità emotiva sono molto utili quando vengono utilizzate con pazienti che magari hanno delle diagnosi simildepressive per valutare la loro trascinabilità emotiva, per cui c'è un motivo anche perché Ah. si fanno determinate battute, in determinati contesti. Insomma, quello che fai lo Quindi fai lo con cognizione di causa dall'inizio alla faccio con fine. cognizione di causa. Accetto critiche, rispondo alle domande, non ho mai bloccato nessuno e non ho mai cancellato nessun commento, salvo fosse un commento profondamente offensivo, razzista, insomma, Certo. commenti ovviamente che andavano a ledere, insomma, le persone che stavano leggendo. Quindi, al di là di quelli, io non ho mai bloccato nessuno, ho sempre risposto a tutti, hater, non hater, tutti quelli che avevano domande da farmi, io ho sempre risposto. Quindi questa è una cosa molto molto importante. E ricordo che su alcune cose rispondo immediatamente. Se non rispondo subito, c'è un motivo, perché difficilmente faccio cose di getto, ma faccio cose riflettute, si può dire Ponderate, riflettute, sì, pensate. ponderate, pensate. Quindi rispondo ovviamente tra l'altro rispondo alle persone solitamente che mi porgono domande in maniera educata, Beh, perché sempre meglio, vale lo stesso anche qui, ovviamente, ragazzi, ma questo lo sanno già, lo fanno già. nel dubbio ricordo che l'educazione a farmi domande è sempre gradita, quindi io tendenzialmente rispondo alle domande quando sono poste anche in maniera educata, che possono perfettamente non essere d'accordo con quello che dico. Mi ricordo una volta Certo. mi hanno commentato un post dicendo, aggredendomi sotto un post su TikTok è successo, dicendo che non era vero quello che stavo dicendo. Ah, certo, una psicoterapeuta esperta nel settore dice una roba e uno che magari non ne sa No, nulla dice non è stavo vero. parlando di un articolo scientifico, cioè stavo Ah, ma me lo riportando ricordo quello questo che c'era episodio. scritto. Stavo Vabbè, non riportando sarà quello che c'era vero. scritto in un articolo scientifico. Quindi Sì, mi vabbè, fanno è per anche quello che ho sorridere. detto l'assurdità del web, che poi il web chi è? Il web sono le persone, il web siamo noi in qualche modo, no? Però si instaurano delle dinamiche particolari. Adesso, oggi, dopo questa necessaria premessa, sta arrivando anche la diva del tubo. Che componente ha oggi la diva del tubo in questa live in cui vogliamo parlare e fare un po' di chiarezza su alcune situazioni che si sono andate a creare sul web? Lo chiedo a tema. Allora,
Ripeto, le testimonianze, io e la diva ci siamo conosciuti in tempi non sospetti, perché poi ovviamente hanno anche detto che ci eravamo messe d'accordo apposta per, perché il complottismo secondo me è sempre un po' lì in agguato in certi aspetti. Eccola qui! In realtà, eccola! Ding dong! Vedi? Si parla della diva. Ecco. Bam, un attimo che spengo Twitch di qua, come si fa a togliere il video? Ah, ce l'ha, ok, ce l'ha. Basta il volume. Guarda, diva, anche io bisogna guarda. Togliere il volume di Twitch, però. Togli il volume della. Vedi, ok, a posto. Vedi, sto diventando così tanto ricca e stronza che ormai mi vesto anche quasi come te, capito? Come... Dai, bravissima. Ah, beh. Intanto benvenuta diva Alicia, grazie per essere qua. Anche oggi ormai sei un'affezionata del canale. Ormai sono affezionata, comunque vorrei dire una cosa, usare il tuo canale per una sponsorizzazione. Assolutamente sì, ma fallo bene, sai come? Se alzi... No, aspetta, perché hai... Per uscire il mio libro. Ok, perché hai il logo proprio qua e mi dispiace, se tu alzi leggermente ti si vede meglio il viso. Purtroppo sono povera, non sono ancora abbastanza ricca. No, ma stai comoda. Non riesci ad alzarla un po' la telecamera in modo che... No, aspetta. Ok, mannaggia la povertà, mannaggia, quanto vorrei fare lo StreamYard da ricchi. Fai, ah no, beh, o la metti in mezzo, va bene, niente, se stavo no, pensando... Perché l'annuncio è importante, siamo tutti... ma guarda un attimo, eccola. Visto che tu sei perfetto. Posizionata meglio, soluzione trovata, ecco qua, benvenuta diva, che bello, cosa ci fai vedere? Il mio libro, Sono Narcisista. Che meraviglia la copertina, sto sbavando. Allora, adesso solo per i tuoi utenti di questa live dico che questo libro in teoria è disponibile da domani, cioè è disponibile da domani, però in realtà lo potete già comprare adesso su Amazon, quindi lo compro subito. Se volete comprarlo dopo la live, mentre guardate la live, su Amazon, Sono Narcisista, già lo trovate. E in questo libro parlo proprio, dato che siamo in tema, del mio disturbo di personalità narcisistico con tratti psicopatici. Certo, io lo comprerò, ho comprato il corso, vuoi che non compri anche il libro, anche perché c'è proprio la tua biografia dentro, c'è la storia. Sì, c'è proprio la mia storia. E quindi sono anche curiosa poi di sapere le vostre recensioni, cioè il vostro commento su questo libro, quindi aspetto le vostre storie. Io condivido tutto, anche ovviamente gli utenti. Se volete comprare il libro, puoi fare delle storie in cui ne parlate, in cui mi date la vostra opinione, anche negativa, perché poi è il mio primo libro, quindi magari sono una capra, non lo so, lo scopriremo solo vivendo. Quindi ci tengo tantissimo alla vostra opinione, anche ovviamente di chi ci segue. Io condivido tutto, storie, cose, quindi se volete fare una critica di qualsiasi tipo, sono a vostra disposizione. Super. Sono narcisista. Super. E guarda, mi vorrei collegare. Grazie per la marchetta. Ma figurati, guarda, hai fatto benissimo. Vorrei dire questa cosa. Qualcuno in chat nella scorsa live ha scritto: Deborah, ma sei sicura che vuoi prendere questa strada? Ti vuoi buttare sul trash? Ma dissociati da tutte e due, mi hanno detto. E altri in privato mi hanno scritto. Stavano ascoltando la diretta, probabilmente. Ah, immagino. E altri mi hanno scritto: ma come ti sei comprata il corso della diva? Ma lei è narcisista. Allora, ragazzi, io ho una curiosità che riguarda la psicologia, ok? A me interessa il tema. Se ho l'occasione di leggere il libro o di vedere il corso di una persona che così onestamente parla del proprio disturbo di personalità, ma io me lo compro e me lo leggo e me lo guardo perché mi interessa per curiosità. Se poi per di più da quel contenuto io trago anche delle informazioni, della motivazione, del positivo, cosa che è successo col tuo corso, perché devo dire che sei stata veramente un'ottima motivatrice. Grazie, grazie. Io ti ci vedrei proprio anche proprio come coach in questo senso. Ma poi perché io, proprio... cioè il corso per diventare narcisissima, tu hai preso quello per diventare ricca e stronza, e quelli sono consigli anche molto pratici, cioè nel senso esatto, fai questo, esatto. Questo per creare il tuo business, quindi esatto. Questo
Il fatto Non che tu c'entra abbia un con la disturbo della personalità per me non è un deterrente ad ascoltare quello che hai da dire, perché anzitutto tu sei una persona e non sei il tuo disturbo e basta. Poi se parli del tuo disturbo e a me quel disturbo interessa, io sinceramente sono più che incuriosita e attenta a conoscere meglio, perché sai, sui No, libri certo, poi comunque. si può leggere che cos'è il disturbo narcisistico, ma se posso conoscerlo meglio in questo senso e possiamo conoscerlo tutti insieme in live, per me è la cosa più bella che possiamo fare insieme Ma qui. certo, anche perché poi il narcisismo ha un sacco, cioè come disturbo, ha un sacco di qualità, appunto relative al successo, avere la capacità di fare soldi, business. Quindi io sono proprio la persona perfetta a poter dare questi consigli. Sicuramente non mi metto a dare consigli sulle relazioni, perché sennò è un disastro. Ecco, Però in questo caso ci terrei a dire una cosa che no, è molto importante perché io sapete che faccio la parte professionale. certo. Non tutti i narcisisti sono uguali. La patologia si declina sulla struttura della persona. Quindi ci sono narcisisti che hanno determinate caratteristiche e narcisisti o disturbi narcisisti di persona che hanno altre caratteristiche. Ce ne sono alcuni che non hanno il piglio imprenditoriale che può avere la diva, perché lei ha delle caratteristiche specifiche di una, no, non di una tipologia, di una declinazione particolare del narcisismo. Quindi, Sarebbe l'Overt. che si chiama, che viene chiamato overt o grandioso, in realtà viene tradotto in maniera come grandioso nei paper scientifici, poi diciamo che ne sono stati riconosciuti nei paper scientifici. Ah, saluto il dottor Cuscito che è appena passato in E ci live. sono anche tanti tuoi E colleghi in chat, o studiosi della tra l'altro. psicologia, te lo Tra segnalo. l'altro, il dottor Cuscito, ricordo, scusate, apro e chiudo parentesi, è un docente e ebraista per passione e per professione. Ci tengo perché anche lui ha i suoi hater e si è dovuto una volta, mi sono assorbita una volta una live di lui che doveva dimostrare a un suo hater che era laureato, quindi. Per farvi capire a dove arrivano i social, hanno messo in dubbio la laurea del dottor Cuscito, che è uno degli ebraisti più in gamba che ci sia qui in Italia. Quindi ho fatto live anche col dottor Cuscito per parlare della visione degli antichi antenati, eccetera, eccetera. Quindi sono aspetti di psicologia particolari. Però tornando a noi. Dicevo, non sono tutti uguali i narcisisti Certo. perché la diagnosi che viene effettuata di narcisismo si declina su aspetti che nei paper scientifici, ad esempio, si parla addirittura di quattro tipologie di narcisismo, quindi tipologie di declinazioni. E in quelle quattro declinazioni ci sono quelli più o meno presenti e pervasivi nella stessa declinazione. Quindi chi fa di tutta l'erba un fascio, ovviamente dice castronerie, perché non possiamo proprio categorizzare neanche la stessa forma patologica uguale ad un'altra forma patologica, che è anche la stessa. Cioè, il mio disturbo ossessivo-compulsivo può essere caratterizzato dalla numerologia, dalla pulizia, dall'ordine. Il disturbo ossessivo-compulsivo di un'altra persona può essere caratterizzato da aspetti di studio, di aspetti di gioco, cioè cose Certo, completamente diverse, eppure diagnosticato uguale. È diagnosticato come disturbo sì, ossessivo-compulsivo. sono un insieme di criteri che però non necessariamente sono applicabili alle stesse identiche cose. Diversi, Che poi proprio neanche sono gli diversi. stessi criteri. A volte magari uno ha quel criterio diagnostico e non un altro, cioè no, almeno questo è quello che mi era stato spiegato. Si fa una diagnosi, ci sono dei criteri, ma non necessariamente uno li deve avere tutti per avere quella diagnosi. E le abbiamo parlato anche in una live dedicata proprio ai test diagnostici.
che abbiamo fatto, che anche quella si trova sul canale di YouTube. Quindi c'è veramente di tutto di cui abbiamo già parlato in questo senso. Infatti Alicia è stata sottoposta ad una batteria di test per la valutazione. Non è che uno le ha detto, è andata da uno psicologo e semplicemente le ha detto hai un disturbo di personalità. Non no, certo, ho fatto anche il test della psicopatia, sì sì. No, le tue diagnosi sono proprio conclamate. Cioè non... Tra l'altro nel libro c'è scritta la mia diagnosi, c'è proprio copiata, copia e incolla dallo psicologo. È una cosa super intima comunque quella che hai condiviso. Sì, c'è proprio scritto la diagnosi. È proprio la relazione diagnosi. Oddio, spoiler! Spoiler del libro, spoiler! Emerge una personalità francamente e gravemente narcisistica con tratti sadici e antisociali. Lo dici con una fierezza incredibile. Sì, perché io sono fierissima della mia diagnosi, è bellissima, è proprio da villain. Tra l'altro ricordo che essere fiera della propria diagnosi, quando viene, tra virgolette, accusata di... dubbia moralità perché è fiera della sua diagnosi, ricordo che chi conosce il narcisismo comprende perfettamente che quello che dice la diva e come si comporta la diva e il fatto di essere fiera della propria diagnosi è assolutamente in linea con la sua diagnosi. È super coerente. Cioè, non è difficile da capire questa cosa. Se io dico ho un disturbo ossessivo compulsivo e poi ho dei comportamenti ossessivo compulsivi, perché la gente si stupisce? Certo, ma è infatti bella domanda, bella domanda. Qualcuno chiede se io dico ho il Covid e ho la febbre e uno dice ma come col Covid hai la febbre? Esatto, è un sintomo della patologia in questo senso, no? Che poi non tutti lo vedano, non tutti quelli con quello stesso disturbo lo dicano così apertamente. C'è da dire anche questo, secondo me, della diva. E grazie mille ragazzi, le salve che ci sono state, eh? Un bacio grande a chi sostiene il canale. È per me una cosa che mi fa sentire una profonda stima, posso dirlo. Perché magari ci sono anche persone che non ne parlerebbero con così tanta trasparenza. No, ma in realtà dopo che l'ho detto io sono anche usciti altri narcisisti allo scoperto, anche persone famose. Mi viene in mente, aspetta che non voglio dire una stronzata perché... Un attimo. Non lo sapevo, però vuol dire che... Sì, mi pare l'abbia detto... No, però controllo prima su Google perché non voglio dire una cazzata. Certo, considerate che ci sono alcune patologie che tendono più a esporsi e alcune patologie... Ah, ecco. L'ha detto Francesco Facchinetti. Ah, pensa. Francesco Facchinetti ha rivelato di soffrire di un disturbo della personalità narcisistico. Ok. Già uscita qualche mese fa questa notizia, però dopo di me. Ci tengo a dirlo. La prima è la diva. Io sono la prima in Italia ad ammettere di avere un disturbo della personalità narcisistica. Anche perché c'è uno stigma pazzesco su questo disturbo, alimentato proprio anche a volte da una cattiva informazione, divulgazione, sì, fatta da persone incompetenti a volte, totalmente incompetenti. Ma io devo dire la verità, io ho deciso di ammetterlo per fare hype. Ok. Beh, tu coerentemente disturbo che fa hype, quindi se è un modo per fare hype col mio disturbo, perché non fa, che è una cosa totalmente narcisistica, più narcisistica di così non esiste. Assolutamente. Guardate, ho visto un video molto bello su TikTok di un dottore, non mi viene in mente adesso, proprio medico lui mi pare, che anche lui fa divulgazione. Contro lo stigma di cui parliamo stasera ed è il motivo per cui noi facciamo dirette, tra l'altro ricordo, sono stata accusata di farmi vedere in pubblico con persone affette da disturbi di vario genere. Volevo ricordare,
volevo ricordare a tutti che faccio la psicoterapeuta. È altamente probabile che io possa espormi con persone con determinate, con delle patologie in generale. Certo. È come l'avvocato penalista, ma avvocato io l'ho vista con quello, con quell'altro, con quella, e faccio l'avvocato penalista, è normale che io mi esponga. È chiaro, okay? Ma io boh. Da questo io posso provare personalmente una simpatia per alcune caratteristiche della persona che ha un determinato disturbo. Quindi non c'è assolutamente niente di male rispetto a parlare di disturbi di personalità e parlare della persona che ha quel disturbo di personalità. È molto importante, perché altrimenti buttiamo nel... Cioè, tutto il lavoro che Basaglia ha fatto sull'antistigma e sul fatto che sono, cioè, Basaglia ha fatto chiudere i manicomi, ha parlato dell'antistigma, ne parlano tutti. Ecco, chi accusa, chi fa video in cui c'è... Io stessa in passato ho fatto dei video che sono, potrebbero essere considerati stigma, me ne sono resa conto e ho detto, giusto, bisogna cambiare tiro, bisogna mettere più ordine nella divulgazione. E io stessa mi sono messa in gioco. Ecco perché dico, si vede un'evoluzione nei miei video. Questo nei è molto video. Bello, veramente, mettersi in discussione. Importante. Anche perché non si nasce imparati. Oddio, a livello di competenze in psicoterapia, sicuramente già le avevi prima di cambiare modalità di comunicazione, ma sui social, quindi io anche l'ho notato questo cambiamento, Ema, e secondo me anche questo ti fa super onore, perché evidentemente il linguaggio che avevi prima per te non era funzionale, quindi ti sei messa in gioco e hai cambiato. Ho ricevuto anche delle critiche, ad esempio su TikTok ho ricevuto critiche di persone, ricordo sempre a tutti che la grande magia dei social è che potete anche non seguirle le persone, cioè non è che c'è proprio bisogno di doverle seguire tutte. Troppo quindi, semplice, sì, troppo certo. Semplice. Esatto. Io faccio dei video con, adesso ne faccio un po', ho capito l'algoritmo, perché poi anche l'algoritmo dei vari social è diverso per ogni social, e faccio dei video un po' più tecnici con l'articolo scientifico, dei video semplicemente di risposta, dove non è che tutte le volte che rispondo, a volte cito il DSM-5, tra l'altro è uscita l'ultima edizione nel 2022, ricordo per chi magari fosse interessato, cito quello del 2022, uscito a marzo del 2022, DSM-5, testo rivisto, perché mi hanno anche detto che i testi non si rivedono. Proprio testo rivisto si chiama, il DSM-5. Cioè lo possono comprare tutti o solo per voi? Sì, è su Amazon, no, costa un rene, ma... Ce l'ho anche nella Wishlist. È un manuale estremamente tecnico, ovviamente in mano ad una persona che non conosce come fare diagnosi. Oggi ho letto di una ragazza che diceva che si può fare autodiagnosi leggendo il DSM-5, ragazzi. Ma come? Non facciamo passare questa cosa, non si può. No, perché poi ci sono anche dei test, quelli che ho fatto, tornando al discorso dei test, che male. Sono ispirati. Mi sono tagliata con un coltello nella lavastoviglie, cioè mi fa malissimo. No. Oh, mi spiace. Aia. Praticamente cioè io faccio così e c'era il coltello così e mi ha fatto così. Ammazza. Vabbè. E lo dici in un molto modo male. Un po' sensuale però, lo devo dire. Mi ha fatto molto male. E anche alla diva, anche quando si taglia è sensuale, non c'è niente da fare. Sì, è sì. Proprio... E quindi se mi muovo e mi sentite urlare è perché ho toccato lì. Comunque, dicevo, tornando al discorso dei test, che appunto servono anche dei test, non solo il manuale, servono appunto dei test che i psicologi fanno. Il manuale va saputo leggere anche. Guarda, io la mia diagnosi l'ho avuta dopo mesi di incontri con lo psicologo, mica subito, non è che tu vai lì. Tanti mi chiedono, Diva, come faccio a scoprire se anch'io sono narcisista?
Io dico l'unico modo è andare dallo psicologo e farsi analizzare e dopo un tot di sedute e di test potrà arrivare a una conclusione. Però non è che vai lì e ti fa... Certamente, e non ci si può fare neanche autodiagnosi. Se però si ha un dubbio, un sospetto, un'idea, vai a confermarla, magari hai ragione, magari no. Ma tra l'altro io mi ero già, tra virgolette, autodiagnosticata narcisista. Infatti io sono vari anni che dico di esserlo, anche senza avere una diagnosi, perché mi sentivo di esserlo. Però effettivamente... Se andavo a leggere, non so, anche solo su Wikipedia la descrizione del narcisismo, o guardavo i video di qualche fuffa guru, ma anche qualche psicologo, io dicevo, dicono che il narcisista sparisce, ghosta, tradisce, io queste cose non le ho mai fatte, allora non sono narcisista. Oppure dicevano il narcisista non soffre per amore, non ama, io dicevo cazzo, io invece ho amato tantissimo, allora non sono narcisista, sarò borderline, sarò un'altra cosa, no? Vedi, perché non bisogna fare autodiagnosi. Cioè, mi sentivo in alcuni punti, io come la grandiosità, la superiorità, il desiderio di ricchezza, di fama, ok, quella sono io 100%, però tutto il resto, questo narcisista che fa love bombing, poi sparisce, boh. Chi le ha mai fatte queste cose, no? Cioè, boh, ma non sono io, no? Perché io non sono così, l'hanno fatto gli altri a me, figuriamoci. E quindi non avevo la certezza assoluta che fossi narcisista. Quando poi sono andata dallo psicologo, appunto, ho fatto tutto questo percorso perché ero curiosa di saperlo. E così poi è uscito fuori anche il tratto psicopatico che invece non pensavo di avere anche. Non l'avevi considerato. Qua comunque stavano chiedendo rispetto al libro che prima hai menzionato due cose. Una è se secondo te è più indirizzato a un pubblico maschile o femminile o è indifferente. E l'altro è che ci chiede Sonia, tu hai detto che vuoi preservarti e non ti dai. Penso si riferisca a un discorso sessuale. Chiede se vuoi dirci due parole su questo, se e come ha a che fare con il tuo disturbo secondo te. Ok. Allora, intanto il libro, cioè diciamo che è autobiografico, quindi indifferente se sia più per un pubblico maschile o femminile, chiunque sia interessato a me o al disturbo può naturalmente acquistarlo. Non è sicuramente un libro per ragazzine e ragazzini, non troverete le classiche cose che scrivono gli altri influencer, buoniste. Io l'ho fatto senza casa editrice proprio per non essere censurata, quindi è un libro molto crudo. Quindi sicuramente okay. Non è per tutti. E soprattutto l'hai scritto tu, non un ghostwriter come si suole fare. Sono stata aiutata okay. Mi è stato corretto, diciamo, da un Ah da vabbè, un ma quello è più che giusto e sì. Normale, però ecco, è il tuo contenuto, è il tuo. Sì, è il mio contenuto, assolutamente. Poi certo, alcune frasi magari sono state riviste, chiaramente non sono una scrittrice, quindi mi sono fatta aiutare, però il libro è mio al 100%. E, riguardo alla seconda domanda sulla sessualità, la scrivo nel libro questa cosa, ovvero che io mi sento proprio superiore ai piaceri carnali, mi sento proprio immacolata, quindi non so se questo rientri nel narcisismo, come vivono il sesso gli altri narcisisti, questo lo chiediamo a Emanuela, se io sono un caso unico oppure così anche per altre narcisiste o narcisisti. Beh, interessante. Perdonatemi, ho dovuto smaltire degli aspetti un po' complicati in questo momento, però ho ascoltato tutto quello che stavate dicendo. Ok, se hai bisogno ripetere la domanda, sennò... No, ho sviluppato la capacità di fare 84 cose insieme. Multitasking. Dono che hanno le donne e gli psicoterapeuti ancora di più, perché stanno facendo... No, dicevo che ho visto un video molto interessante di un... Per quello riprendo il discorso del narcisismo, ho visto un video molto interessante di un medico che contro lo stigma, cioè contro il... criticare chi ha una patologia mentale, soprattutto i disturbi di personalità sono quelli assolutamente più stigmatizzati,
perché si scambiano i comportamenti che hanno per comportamenti voluti, quando in realtà i comportamenti sono estremamente egosintonici. Attenzione, io non sto giustificando i comportamenti che sono comportamenti negativi, cioè se una persona ammazza qualcuno perché è un antisociale, ovviamente non andiamo a giustificare quel comportamento. Se, e mi permetto di dirlo, se Alicia offende qualcuno pubblicamente, io non è che dico, ah brava Alicia che hai offeso qualcuno pubblicamente, perché non ci vuole un genio del crimine per comprendere che un'offesa pubblica ovviamente può avere delle ripercussioni, ok? Certo. Quindi, dicevo, quindi comprendo perfettamente quando c'è un problema con quella patologia. Ci sono alcune patologie che sono anche pericolose, nel senso che hanno molto spesso dei comportamenti violenti e pericolosi. Dicevo, ho visto questo video molto bello di questo medico, dove faceva vedere tutte le persone famose che avevano diversi disturbi diagnosticati. Quindi mettevano Johnny Depp, depressione e abuso di sostanze, mettevano un'altra, diceva disturbo post-traumatico, mettevano... E poi, mi è piaciuto tantissimo, mi viene la pelle d'oca perché mi commuovo anche un pochino, si è messo lui, medico, e ha detto, nome e cognome, ha detto depressione. Amore. Dice, sì, ci sono anch'io anche se non sono famoso, proprio per sdoganare questa cosa dei disturbi mentali. Infatti è molto importante. E io ci tengo a dire, io ho scritto sotto quel post e ho detto, anch'io stessa da psicoterapeuta ho avuto un disturbo post-traumatico da stress in passato, che è a tutti gli effetti un disturbo che è caratterizzato da degli aspetti che sono catalogati nel DSM-5 come disturbo mentale. Quindi i disturbi mentali sono disturbi che ognuno di noi può avere nella propria vita e non sono disturbi che ci inchiodano alla diagnosi che ci viene fatta, perché nel momento in cui noi andiamo, gli psicoterapeuti esistono apposta. Certo. Quando noi andiamo da uno psicoterapeuta diventiamo più consapevoli, in alcuni casi si risolve completamente, a volte c'è bisogno di una terapia farmacologica, ci sono ovviamente patologie più o meno gravi e più o meno curabili, ma anche in medicina ad esempio ci sono delle patologie che sono più o meno gravi e più o meno curabili, ci sono alcune patologie degenerative ad esempio che non sono completamente curabili ma che possono essere tenute sotto controllo se curate correttamente. Nella stessa modalità ci sono patologie psichiatriche che possono essere curate completamente, che possono essere tenute tranquillamente sotto controllo attraverso terapia farmacologica e psicoterapia, e ci sono delle patologie che possono sicuramente migliorare quasi a non esserci più, inclusi i disturbi di personalità. Quindi è molto importante che passi questo concetto. Alicia non è solo una persona con un disturbo narcisistico di personalità, tratti di psicopatia, antisociale, tutto quello che volete metterci, quello che c'è nella sua diagnosi, ma è anche una persona con un disturbo di personalità narcisistico che va in terapia, che è una delle cose che meno viene sdoganata, e cioè che i disturbi di personalità non vanno in terapia per farsi curare. In particolare viene detto proprio del disturbo narcisistico. In realtà però, Diva, tu non conferma se ho capito bene, oppure smentisci, tu non vai perché ti venga curato il disturbo narcisistico di personalità, no. Cioè, lo ami, lo vuoi con te. Io vado per potenziare il disturbo. Infatti io... Bravissima. Potenziare cosa vuol dire? Vuol dire eliminare le parti più negative ed esaltare le parti più positive. Questo mi sembra anche interessante da è molto aggiungere. Sensato, tra l'altro. Ed è perfettamente coerente col disturbo della diva. Esatto, sì. Che però per coerente. Uno psicoterapeuta, allora, potenziare le parti positive. Ogni disturbo, adesso vi svelo questa cosa della psicologia. Ogni disturbo che la nostra mente mette in atto
a quelle che vengono chiamati vantaggi secondari. Questo esempio io lo faccio sempre con gli attacchi di panico. L'attacco di panico è la punta di un iceberg, l'ansia anche è la punta di un iceberg, sono il meglio che è riuscito a fare il nostro cervello con le possibilità che aveva e quindi si è sviluppata quella, diciamo così, combinazione di comportamenti, percezioni del sé, eccetera, eccetera. Ma si è sviluppata per poter dare a quella persona meno angoscia possibile, perché il nostro inconscio ci protegge dall'aspetto angosciante. Quindi noi sviluppiamo a volte alcune patologie perché sono le meno a rischio rispetto ad altre. Chiaro. Alcuni disturbi ossessivo-compulsivi, se sono calati su un disturbo di personalità, devono essere affrontati subito in psicoterapia. Se sono su un disturbo psicotico, sono l'ultima cosa che deve essere affrontata, perché il disturbo ossessivo-compulsivo sta tenendo insieme il disturbo psicotico. Ecco. Vedi? Perché non bisogna andare dalle persone corrette, professionisti. Se no si fa peggio. E quindi cosa significa? Che se uno va in psicoterapia e dice io voglio togliere i vantaggi secondari che magari sono quelli che disturbano di più me, altri, però voglio tenere buono di me e del disturbo che mi è venuto. Questo è un pensiero sano, non è un pensiero, certo, malato, è un pensiero della persona che ha un disturbo di personalità o un disturbo mentale e che dice io voglio perfezionare i miei attacchi di panico. Cosa vuol dire? Che io voglio capire perché mi vengono, voglio capire qual è la causa, voglio capire come prevenirli e voglio capire me stessa e avere un po' pace con me stessa, non dovermi giustificare perché mi viene un attacco di panico. Stessa cosa con i disturbi di personalità. Ci sono caratteristiche buone dei disturbi di personalità, ci sono dei tratti addirittura che sono buoni, ci sono dei tratti che sono considerati estremamente negativi. Sì, quindi inteso funzionale, non funzionale, no? Giusto, è quello il discorso, se è funzionale o meno. Ridimensionare i tratti aiuta la persona a comprendere meglio se stessa e a essere molto più consapevole di se stessa e del disturbo che ha. Tra l'altro ricordo che una diagnosi fatta a T0 e se poi viene fatta una psicoterapia potrebbe non esserci più la diagnosi, avere un altro, certo, tipo di diagnosi, a T1, a T2, a T3. È per quello che si fa la psicoterapia, i follow up, cioè super, super interessante, fatte. Quindi diva, vengono magari fatte anche per quello. Una prossima diagnosi avrai il dolore di non avere più il disturbo narcisistico. No, non ho capito questa cosa. Cosa vuol dire? Paura. Sì, dai, spiegagliela di nuovo. Poi, ragazzi, mi raccomando, alla fine della live faremo un annuncio veramente molto importante, che riguarda, sì, proprio il motivo per cui siete qui oggi e che comunque adesso arriveremo anche là, tranquilli. Allora, dico, dai. Se ad esempio succede nei disturbi borderline della personalità, se un disturbo borderline della personalità è... Lo dico perché ci sono esperienze che sono già state portate, tra l'altro anche da Deborah, di disturbi che si sono risolti. Cioè, in quel momento della vita, la diagnosi ha messo in evidenza che c'era in quella persona, i criteri per diagnosticare un disturbo borderline della personalità. Sì. Ma dici di me? No. No, infatti non dico lo... che... di chi? Hai ospitato delle persone che hanno avuto il disturbo borderline? Oh, che si sono curate. Oddio, scusa, ho ospitato emergenza borderline. Emergenza, sì, borderline. Che ci ha raccontato la sua esperienza, esatto, di non più diagnosticabile il disturbo. Non I mi criteri c'erano. I criteri c'erano, lei ha fatto una diagnosi, lei aveva un certo tipo di disturbo borderline della personalità, ha fatto una psicoterapia e il disturbo borderline non era più diagnosticabile. Poi magari rimangono dei tratti, rimane una dimensionalità. Ad esempio, la teatralità dei disturbi borderline in alcuni contesti può essere utile. Quindi cosa succede? La patologia deriva dal fatto che tu sei così sempre in tutti gli ambiti, mentre la consapevolezza è che tu sai essere così in quell'ambito, ma non in quello, sei un po' più differente nell'altro ambito
e quello declina, cioè non ti rende il disturbo pervasivo, ma tu sei padrone del tuo disturbo, mettiamola così. Hai degli strumenti in più con la psicoterapia. Capito cosa intendo? Certo. Quindi da un punto di vista diagnostico non esiste più il disturbo narcisistico di personalità, perché si è risolto, nel senso che la persona lo sa controllare. Ok, ho capito, chiaro. Capito cosa intendo? Sì, ho capito, È molto importante questa cosa, ed è una cosa che non viene mai detta, che non ci si pensa questa cosa, ma le diagnosi sono diagnosi dinamiche, vuol come dire la vita, che quando quindi. Io, certo, quando io, brava, quando io vado in psicoterapia faccio esperienze, e come le esperienze mi hanno portato a fare avere quel disturbo, quelle esperienze mi possono portare a risolverlo il disturbo. E lo psicoterapeuta sa far fare al paziente esperienza sana per poterlo aiutare alle nuove esperienze che poi risolveranno il disturbo, lo renderanno più consapevole. Scusate se mi sono dilungata, ma era mi sembra super interessante questa cosa, anche perché la diva, e siamo qui anche per questo, il disturbo della diva è stato stigmatizzato al punto che tu vieni accusata di accompagnartici e di essere l'amicona di una persona con un disturbo. Quindi le persone con i disturbi non devono avere amici, non devono avere nessuno con cui parlare, non meritano non devono avere amici parola e quant'altro. D'altra parte, appunto, la diva stessa, che tu non vieni presa in considerazione come persona, invece sì, o meno male, a detta di chi ti dice questo, non dovresti essere presa in considerazione perché hai detto o fatto delle cose. Quindi quelle cose in assoluto, allora tu basta, non hai alcun valore come persona, come essere umano, eccetera eccetera. Questa live serve anche proprio a fare una destigmatizzazione, se esiste il termine, del disturbo. L'abbiamo coniato adesso, va benissimo. Va bene lo stesso. Poi, se voi a vostra libera scelta volete fare eventuali connessioni nel pratico, nell'attualità, in quello che accade giornalmente sui social, lo sapete, per me avete ovviamente le porte aperte a parlarne, ecco. Però diciamo che il fulcro, in fin dei conti, è quello. Qui insieme a me oggi ci sono una persona che ha uno, anzi due disturbi della personalità, la diva del tubo, e una psicoterapeuta che con quei disturbi ci lavora, guarda un po', e siamo qui perché è bellissimo anche il confronto, proprio conoscere meglio questo tipo di dinamica, e l'abbiamo già detto. Però diciamo che a volte dietro le quinte, l'assurdità del web, io l'ho nominato così questa live proprio perché c'è veramente di tutto sui social, cioè ci sono persone che sono in grado di appigliarsi a qualsiasi cosa per tirare su a volte un teatrino, ma comunque tirare su un polverone che vada addosso a quella persona, cioè viene quasi manipolato un dettaglio che riguarda quella persona per generalizzare non solo a quella persona, a chi le sta intorno e magari a tutte le persone che hanno quella caratteristica comune, tipo il disturbo. Oggi il mio compagno è intervenuto in una discussione e gli hanno detto che non poteva intervenire perché era il mio compagno. Cioè, no, perché davano per scontato che avrebbe preso le tue difese, ma anche se fosse... Evidentemente non lo conoscono, tra l'altro. Ma anche se fosse... Lui ha comunque tutto il diritto di dire la sua in uno spazio che tra l'altro è il tuo e dove tu gli dai l'opportunità di farlo. Tra l'altro. Non ho capito. Quindi no, ditemi voi, insomma, di questa cosa, in che termini ne volete parlare. Insomma, non faccio domande specifiche, in modo che così almeno non rischio di dire cose. Questi sono i termini più sani in cui si può parlare. Tra l'altro... ecco, a me verrebbe da chiedere ad Alicia, che grado, rispetto a quando hai iniziato la terapia, che grado di consapevolezza, ci sono stati dei miglioramenti in te? Hai percepito una differenza, o gli altri hanno percepito qualche aspetto differente da quando hai iniziato la terapia ad oggi? Adesso non è tantissimo, mi pare di capire, un annetto se non sbaglio. Da quanto? Sì. Un annetto e mezzo. Però mi chiedo, io mi sento super potenziata, nel senso che sono molto più consapevole anche dei danni che posso fare e decido
se mettere in atto certi comportamenti come le manipolazioni o meno. Magari prima mi venivano più naturali, adesso decido prima se metterle. Di solito le metto in atto. Però ne hai Ricordiamoci controllo, cioè non è un disturbo. c'è scritto sadica sulla diagnosi, quindi Non è il le utilizzo. controllo, no, scusami, non è il disturbo che controlla te, ma hai imparato e stai imparando a controllare tu le Sì. caratteristiche di questo disturbo, diciamo. Sicuramente sì, e quindi mi sento molto più potente e anche più distruttiva, se voglio distruggere, però consapevole quando lo faccio, quindi è anche più bello perché lo faccio con ancora più sadismo e quindi è ancora più bello e soddisfacente. Ecco, Dici? allora, la diagnosi di sadismo, la diagnosi di psicopatia, che in realtà, allora, io in Alicia, sì, c'è il disturbo narcisistico di personalità, ma molti aspetti di lei hanno più a che fare con quei tratti di psicopatia che acutizzano alcuni aspetti del narcisismo. Quindi ci tengo a dire questa cosa che, ecco, Sì, da vero, vero, vero. professionista ci tengo a dire questa cosa Scusate. perché quando siamo in presenza di comorbidità, cioè di due patologie insieme, molto spesso la gente, o molto spesso chi non è del ramo, non sa distinguere una patologia dall'altra e non sa a quale patologia attribuire quel determinato comportamento. Certo. È Quindi, giusto che che sia cosa così, avete succede? studiato per 20 anni per sapere ciò di cui parlate e Brava. voglio vedere se non fosse così, se basta vedersi un TikTok o leggere Wikipedia, non lo so, vero? No, decisamente no, No, decisamente no. no, come dire, No, divento tra l'altro, chirurgo perché ho guardato. Vai, vai. rifacendo i test dopo un anno, è proprio uscito che dai test il narcisismo è rimasto uguale, la psicopatia è aumentata. E lo psicologo mi ha detto: è normale che la psicopatia aumenti in terapia perché si acquisisce proprio questa consapevolezza di cui poi lo psicopatico fa tesoro proprio per le sue Ah, manipolazioni e i suoi vedi? scopi. Che questo comunque a me Sì. sorprende, devo ammettere, perché mi aspetterei che qualsiasi tipo di disturbo venga curato in psicoterapia, magari Ma possa credo che la psicopatia precedere. non si Però mi forse il dici. narcisismo. La psicopatia, Quindi ma ammetto c'è la mia un'evoluzione. sorpresa in questo senso, ma proprio anche per ignoranza personale, nel senso Una io non cosa lo so. importantissima è che c'è un'evoluzione, cioè le psicoterapie, quando ci sono questi tipi, soprattutto sui disturbi di personalità, sono abbastanza lunghe, sono medio-lungo termine, non sono psicoterapie per intenderci. Un approccio cognitivo-comportamentale, un Border. disturbo d'attacco di panico, no, proprio l'attacco di panico perché è molto più sull'aspetto fenomenologico. Ok. Sul disturbo dell'attacco di panico, in guarda, 5-6 mesi te lo risolve il disturbo dell'attacco di panico. E se però non continui, può essere che non avendo compreso fino a fondo perché ti viene quell'attacco di panico, poi si ripresenti sotto altra forma. Ecco. I disturbi di personalità sono molto più pervasivi dell'attacco di panico, che è più evidente. Perché sono egosintonici, mentre l'attacco di panico è totalmente egodistonico, cioè a nessuno piace avere un attacco di panico. Quindi l'egosintonia è molto più difficile da trattare in psicoterapia, è ovvio, perché la persona deve prima consapevolizzare che delle parti di sé sono delle parti che pensa siano parti di sé corrette, quando in realtà hanno poi delle conseguenze di cui non si rendono completamente conto. Spero di essere chiara, anche se Sì, cerco su. di Il concetto di semplificare molto la egosintonia cosa. l'abbiamo ripetuto praticamente in ogni Ok. live dell'ultimo anno e mezzo, però Quindi l'hai spiegato di nuovo molto bene. sono delle dirette, sono delle psicoterapie che durano nel tempo e che hanno delle fasi. Nella prima fase i tratti di psicopatia aumentano. In una fase successiva potranno essere più controllati, ridimensionati e rivisti anche quegli aspetti. Quindi sono fasi e approcci, si affronta prima una cosa e poi l'altra e tutte e due contemporaneamente, sempre, in ogni seduta.
Quindi non è, ad esempio, quando un paziente viene da me con disturbi d'ansia, c'è una remissione quasi spontanea dei sintomi nei primi 2 mesi. Ma non perché sono brava io, perché è una fase della psicoterapia, è abbastanza normale. Okay. Per una persona che non è del mestiere, attribuirebbe quello al fatto che sta facendo un buon lavoro, invece no. È una remissione spontanea dei sintomi dato dal fatto che semplicemente uno è andato in psicoterapia. Ah, è un po' come quando... È un po' come quando ti iscrivi in palestra e ti senti già un po' tonica perché ti sei iscritta. Ok, sì. Poi dopo un po' magari possono riemergere, no, degli aspetti, allora si continua. Io avviso i miei pazienti di non preoccuparsi se riemergono i sintomi dopo un po'. È normale. È normale. L'ho detto anche in alcune storie. Sì, in questo caso alcuni tratti di psicopatia, ad esempio, si sono accentuati. Stanno diventando più consapevoli e più lucidi, che non vuol dire che non saranno più lucidi tra un po' di tempo, ma verranno percepiti magari in maniera diversa. Tutto qua. Ad esempio, a distanza di un anno e mezzo, perdonatemi, ma Alicia sa distinguere, sa decidere se manipolare o no. Prima no. Che tra l'altro comunque non è neanche tantissimo, un anno e mezzo. No, non è tanto. Eppure discernere tra l'automatismo e la volontà è qualcosa di infinitamente importante in una psicoterapia. Beh, anche se non dipende l'intelligenza. Sì, diciamo certo. Che il narcisismo per me è un potere da saper utilizzare. Se non lo sai utilizzare, fai danni, ma anche a te stesso, ecco, puoi far danni. E infatti, quindi... guarda, stanno chiedendo, ma se, ad esempio, tu, Alicia, psicopatica e sadica, se non andasse in terapia, diventerebbe come Ted Bundy, cioè diventerebbe una serial killer. Secondo te, Diva? Allora, io nella mia diagnosi ho la predisposizione ad avere tratti violenti. Serial killer ovviamente no, perché comunque questi serial killer avevano anche delle parafilie sessuali che li portavano ad uccidere, cose che io non ho naturalmente. In molti casi, sì. Però non è da escludere che magari potrei uccidere un partner. Cioè io mi ci vedo molto in questa, ma non lo escludo neanche andando in terapia. Però credo di aver capito anche da un tuo TikTok che poi è diventato virale, cos'è che diceva, si fa di tutto per evitare di finire in galera, insomma. Esatto, diciamo che sia un tuo grosso interesse, al di là del disturbo, quello di rimanere. Però una già il delitto libera. Passionale lo vedo più nelle mie corde, il che non vuol dire che lo farò mai, con o senza terapia, ovviamente. Però potenzialmente so cosa significa perdere l'angoscia e il dolore che si prova nel perdere il controllo su un partner. Ed è questo che poi... Cioè io, quelli che praticano femminicidio, io li capisco. Cioè io capisco perché lo fa. Non li colpevolizzo neanche perché io per li capisco. Per sicurezza ci dissociamo da questa cosa, qualunque cosa voglia dire, però ovviamente è un'affermazione molto forte. Io li capisco e dico, capisco perché l'ha fatto, non li colpevolizzo perché dico, magari anch'io l'avrei fatto in quella situazione, di trovarmi davanti a una persona che mi lascia veramente e che mi dà veramente un rifiuto senza poterla più controllare. Quindi io li capisco perfettamente. Questa però appunto, se non sbaglio l'hai detto anche tu, sarebbe una perdita di controllo enorme, che però... Ma non è detto perché dipende se l'omicidio è pianificato o non è pianificato. Se è pianificato non è una perdita di controllo, è qualcosa che si desidera, chiaramente. Sicuramente non sono il tipo di persona che potrebbe uccidere per un raptus. Era quello che cercavo di capire, proprio per la tua, per il tuo assetto mentale che hai anche descritto più volte, di questa lucidità estrema anche in certi momenti, razionalità e quant'altro. Esatto, cercavo di capire questo aspetto. Io mi auguro che tu non compierai mai un gesto del genere, perché altrimenti poi sarà difficile. Non, allora, sicuramente non per un raptus, non per una cosa di rabbia, perché io non sono tanto portata alla rabbia. Potrei farlo pianificandolo, quello sì, se avessi una ragione. Ma l'idea non così a caso. Però io sono più portata, siccome io sono molto, allora io devo dire che non sono tanto per la violenza fisica, sono più
cioè anche se è scritto nella diagnosi, però in realtà mi rivedo molto più in quella psicologica. Mentale. Quindi quello che ho sempre fatto è, con la violenza psicologica, portare gli altri all'autodistruzione in modo che si autodistruggono loro e io non ho conseguenze. Cioè, ecco, diciamo, mi viene molto facile portare gli altri all'autodistruzione, sì. E anche questo è perfettamente coerente con... Nel mio libro c'è anche raccontata la mia celebre vendetta al mio ex, con tutti i passi di questa vendetta che ho attuato nei suoi confronti, e questo come esempio di quello che una psicopatica può fare, una psicopatica come me, ripeto, che non arrivo alla violenza fisica, però non escludo che non ci arriverò mai, questo non lo voglio escludere assolutamente. Però magari un giorno trovo uno che mi fa impazzire completamente e lo mando sottoterra, è possibile. Infatti, ora, a proposito di questa domanda che c'è della Kuro, la riprendo, non ti chiedo, non ha senso chiederlo per chi se lo sta domandando, ma come, ma poi non ti senti in colpa? Varla, carissima, un bacio grande, grazie del ride, ma scusate, non ti senti in colpa, poi dopo ti manca e ragazzi, c'è una mancanza di empatia, giusto, che ti riguarda, quindi... Sì, non però... mi sono mai sentita in colpa, mai. Ok, con, quindi scusate, è inutile chiederlo, ok? Con un allora, l'unica... Sì. E la psicopatia... Però Emma, lo so già che dicono, ma come, ma allora... Ecco, chiarito questo. No, l'unica cosa che mi è dispiaciuta, l'unica cosa che... Però non è un senso di colpa, è un cazzo, mi dispiace, perché se ai tempi che stavo con lui ci fosse stato uno psicologo, avrebbe detto, guarda che se lui, cioè, se lui ti tradisce... Se lui si droga, se lui fa queste cose, non lo fa per farti un torto a te, lo fa perché a lui c'ha un disturbo. Certo. E io allora magari avrei capito, mentre all'epoca io pensavo lui lo facesse perché io gli dicevo non drogarti e lui si drogava, perché per io dicevo non tradirmi e lui mi tradiva, e diceva allora lo fa apposta per farmi male, no? E allora, dato che lui mi fa del male, io faccio del male a lui. Se ci fosse stato qualcuno che avesse detto no, non è così, lui non ti fa del male, lui poverino c'ha un disturbo peggio del tuo, sta male lui e quindi non è che lo fa per fare del male a te, se me l'avessero detto magari non sarebbe successo tutto quello che è successo. Invece io non avevo nessuno che mi, io non sapevo che lui avesse, sì, vedevo che era un po' strano, però dicevo boh, cioè è stronzo e allora si merita tutte le cose che gli ho fatto. Quindi è importantissimo andare in terapia, anche se si hanno queste relazioni tossiche, perché certe volte si fa del male, non perché lo si vuole fare. A me dispiace tantissimo che si sia creata questa situazione, che adesso lui stia così male, perché nessuno ci ha aiutati. Nessuno ci ha aiutati e le persone intorno non facevano altro che dire è un bastardo a me, è una bastarda a lui, e quindi ci siamo fatti del male, poi lui ci ha rimesso di più, però nessuno ci ha aiutati e quando sei dentro in una relazione non hai neanche la lucidità di capire, poi vabbè, se non hai fatto studi, psicologia e tutto, non puoi proprio capire, non ti viene neanche in mente. No. A me non è neanche venuto in mente, chiedo a uno psicologo, io dicevo questo è un bastardo, lo sotterro, cioè questo ho pensato, e mi dispiace di quello mi dispiace sinceramente, ma non perché mi sento in colpa, mi dispiace che sia andata così, ecco. Guarda, quando hai detto nessuno ci ha aiutati, mi è venuto, ho sentito l'emozione. Già non so sì, cos'è, se ho empatizzato, cos'è, però voglio dire questa cosa che non c'entra. Di quello che tu dici è, mi sembra tutto chiaro, ci sono dei momenti diva, te lo dico proprio come condivisione mia personale, in cui il modo in cui parli mi sembra empatico. Cioè, io fraintenderò qualcosa. Quando tu ti emozioni parlando del tuo ex, io la sento quell'emozione, non so come dirti, non riesco a spiegarmi, a volte mi sembri una tenero. Io lascerei la risposta alla dottoressa. Sì, certo, io lo dico, a volte, di dire una cosa bellissima. Prego, a volte mi sembra una tenerona, so che questo termine probabilmente ti fa venire i conati di vomito. Guarda che essere narcisisti non vuol dire non essere teneri e sensibili, o non amare. Ma il discorso, cioè, dell'empatia, quella roba là che io non riesco a capire. Ma l'empatia è un'altra cosa. È vero, è vero. Però non lo so, non ce l'ho chiara questa cosa qua.
Non però non essere empatici non vuol dire non essere teneri, cioè non c'entra niente, credo, eh. Poi non lo so, qua lascerei la parola ad Mi sembra Emanuela. una cosa curiosa da capire meglio, ma dici Sì. tutto. No, ma me lo dicono anche altri, però non è che È so una dare una cosa. risposta. Allora, faccio uno spoiler alla diva della sua psicoterapia. Cioè, nel senso, facciamo finta che arrivi da me una persona con un disturbo narcisistico di personalità e mi faccia il discorso che ha fatto la diva in questo momento. Quello Ok, facciamo così. sull'omicidio? O No, quello del questo mi partner, dispiace? Ok, perché sul io li partner. vedo tutti e due e dico come fanno a essere lo stesso nella stessa No, persona? Ma tranquilla, è un tra mio l'altro, limite, è un mio limite. guarda, non è un tuo limite, è perché non sei del mestiere, perché io invece ci ho visto coerenza, nel senso Chiarezza, che ok. io sapendo, ecco, se una persona viene da me, facciamo finta, non lo è, lo ricordo perché hanno detto di tutto, non è una mia paziente, Alicia. Beh, non Quindi potreste essere qua a fare questo, tra facciamo l'altro. finta che Alicia venga da me e mi dica una cosa del genere, ok? Allora, io vedo due aspetti, ne vedo tre, ne ho visto un po' di più. La prima cosa che dovrebbe fare uno psicoterapeuta è che è una cosa che non viene richiesta, diciamo così, ai civili, cioè alle persone che molto spesso sbagliano, ma perché non sono nemmeno in grado di farlo. Se noi studiamo tanti anni è perché ci insegnano anche a fare questa cosa molto difficile, che si chiama astensione del giudizio. Cioè, Mazza. quando io ho davanti una persona che mi dice certe cose, per riuscire ad aiutarla, mi devo astenere dal giudizio e quindi dalla tentazione di giudicarla ad altri livelli che non siano quelli che hanno a che fare con la patologia. Quindi questa è una cosa che io dovrei fare in terapia. La seconda cosa che si fa con persone che hanno difficoltà a percepire empatia, che non vuol dire non percepire le proprie emozioni, ma percepire quelle degli altri. Ma la prima cosa che si fa è insegnare a chi ha poca empatia a percepire le proprie di emozioni, cioè a dire, se Alicia dice mi dispiace per quello che è successo, ad esempio, faccio un esempio molto superficiale, ma che è un esempio molto importante. Mi dispiace per quello che è successo e chi ho visto anche nella chat, io, te, percepiamo un aspetto di tenerezza perché in qualche modo stiamo risuonando con delle parti di lei su cui addirittura lei non sta riuscendo a risuonare. Ok? Perché io risuono su aspetti di tenerezza, risuono su aspetti di, magari chiamiamola tristezza, e a quel punto direi ad Alicia, percepisco in te una cosa che si chiama tristezza. Questa si Ah, così chiama alfabetizzazione, l'aiuti a bravissima. riconoscere la sua Si emozione. Che bello. chiama alfabetizzazione emotiva e non la si può fare se non si è un terapeuta preparato, perché ti devi primo astenere dal giudizio e secondo andare a risuonare su aspetti che riconosci non essere tuoi, ma essere del paziente. E restituire al paziente un aspetto di sé che lui non conosce, perché non ci ha mai Bellissimo. avuto a che fare e perché mai nessuno probabilmente gli ha insegnato a riconoscere quel tipo di emozione e a dargli un nome a quell'emozione. Questa è una Bravo, cosa genitori. importantissima. È bellissimo, anche a me sono venuti i brividi su questa cosa qua. È È importantissimo. una cosa molto Purtroppo i importante. genitori, anche loro, hanno i loro limiti e non nascono imparati. Dico i genitori, ma comunque i caregiver, quello che è, insomma, è da lì che si impara, da piccoli, 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 a riconoscere le nostre emozioni, no? Quando vediamo che anche chi si prende cura di noi riconosce le proprie e non ci crea confusione, eccetera. La Sono persone psicoterapia è che un po' non. come una nuova come si chiama? Come essere Nuova. una nuova genitorializzazione? Non so come dirlo, Sì, mi piace molto questo no? È concetto, è vero. vero. In molti casi sì. Mi Bellissimo, guarda, sono veramente contenta che stanno uscendo fuori queste cose in questa live. Ho visto anche che la chat è. hai fatto venire in mente che ad una mia paziente recentemente ha detto: io non ho mai avuto figure genitoriali. Mi sto commuovendo. Che cosa No, oddio, carina. Ho detto. raga.
non ho mai avuto figure genitoriali nella mia vita, e io ho risposto: sono io. Oh, Madonna, ragazzi. Ma guarda, veramente, anch'io sono un po' emozionatina questa sera, veramente stanno uscendo fuori delle cose così intime e profonde. Anche la diva si sta per mettere a piangere, no, scherzo! No, no. lo so, ma perché no, ci siamo io e la Emma così, la chat così. Aspetta, e tu. Bellissima questa live, ragazzi, io... non sto scherzando, sì, io mi emoziono, no, sappiate vero, che i miei pazienti sanno che io mi emoziono con loro tante volte, perché è una cosa sana emozionarsi, per cui... Le mie emozioni sono a disposizione dei miei pazienti anche. Beh, anche quello. Quindi terapeutico, vedere una persona che si emoziona. Comunque, Diva, anche tu hai le emozioni, ovviamente. Ma assolutamente. Lo dico per chi, e tu lo sai, ma lo dico per chi. Guarda che questa cosa che il narcisista non abbia emozioni è una gran cazzata, anzi... ne ho, e come, allora, secondo me è più difficile, allora, per me è più difficile averle, tipo ad esempio voi vi commuovete, cioè io no, magari per far commuovere me ci vuole qualcosa di molto più, capito? Tu pensi che io dico, per fare provare emozioni ai miei pazienti narcisisti, io dico, chiedo loro il permesso di romperli, perché quando ho dei pazienti narcisisti che, quando veramente vanno in rottura, cominciano a provare emozioni e sono spaventatissimi perché non le hanno mai provate, per cui è una cosa gestire, quasi beh, terrificante, no? No, ma dico, io sono molto, a me piacciono le emozioni, non sono una che le ha mai rifiutate. Beh, l'altra sera ammetto che mi sono commossa perché il tacchino mi ha dedicato delle canzoni d'amore in live. E ho visto quel TikTok. Ammetto che mi sono commossa. Sì. Infatti la gente scriveva falla entrare in live. Lui non mi ha calcolata minimamente per farmi entrare, no? E io che scrivo no, non entro, non entrerò mai in questo momento perché, cioè, ero aperto. Ma in modo positivo, cioè commozione positiva, non negativa, perché comunque mi stava dedicando le canzoni, perdere l'amore. E io te l'ho visto quel TikTok, ma quando l'hai fatto? Però mi sono commossa, parliamo di una persona che mi provoca delle emozioni perché c'è un sentimento per questa persona, quindi... se era la live di qualcun altro, non era la, cioè, per capire, chiaro, no? Quindi chiaro, dipende sempre da ognuno. Però non sono sicuramente una persona particolarmente emotiva, non sono emotiva sicuramente, quello no, però ci sono alcune cose, alcune situazioni che commuovono anche me, questo sicuramente. Grazie per l'esempio, effettivamente io l'ho visto quel TikTok ed eri visivamente emozionata, ed è lì che ho pensato che tenerona, tra le altre cose, ma... aspetta, mi è sfuggita. Poi ci posso dire anche un'altra cosa, ragazzi, ma poi... E succede nella vita di chiunque di avere dei momenti in cui si sente profondamente incazzato, posso dirlo? Quello cioè, succede chiunque può succedere, esatto. Sapete perché lo dico? Perché la rabbia non è una cosa negativa di per sé, è quando non la sai gestire che diventa problematica, perché gli effetti della rabbia possono diventare distruttivi quando non ti concedi di percepire quella rabbia e nessuno ti ha insegnato a gestirla, ma tanto la rabbia esplosiva quanto l'aggressività passiva, per cui è sempre mala gestio della rabbia. Sì, tra l'altro... Prima Alicia diceva il delitto passionale, ho pensato, scusate lo dico ma perché è un concetto tecnico, ho pensato al suicidio, pensieri omicidi, eccetera eccetera. Guardate che io ho a che fare con le vittime molto spesso di abusi di ogni tipo. Quando monta la rabbia in queste vittime, uno dei pensieri più sì, gettonati è far del male al sì, carnefice. Lo so, cioè, perché mia mamma mi ha raccontato la stessa cosa. Ha pensato più volte guardandolo dormire, mio padre, basta, lo faccio fuori. Si ritrova,
Bravissima, si ritrovano a pensare queste cose. Ora, dal pensarle a farle, certo, sono due cose ovviamente diverse. Certo. E è lì che sta il mi devo contenere, devo imparare a gestirmi e a contenermi, giustamente. Però ognuno di noi può avere dei pensieri, poi sono che le li fantasie, esprima, no? Poi che li esprima apertamente come fa Alice è un altro discorso, però tutti noi possiamo aver avuto dei pensieri di un certo tipo in certe fasi della nostra vita. Sì, 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 esatto. E poi ci tengo a dire una cosa che sarà una bomba, una notizia. Dai. Io da narcisista sono stata vittima di altri disturbi, di persone con altri disturbi. Certo. Cioè, io sono stata vittima di persone più disturbate di me, come anche il tacchino, che adesso lui, vabbè, è la vittima sacrificale della diva, quindi ormai è così, però inizialmente ero io vittima sua, di tutte le sue stronzate, le parafilie, quello, quell'altro, e quindi lo sono stata anch'io, ma anche l'ex precedente, cioè nel senso, spesso si è tutte e due vittime, cioè alla fine si è tutte e due vittime. Quello che cambia è che quando il narcisista è vittima e si incazza, poi ti fa a pezzi, in senso fisico figurato. Nel senso figurato, ricordiamo nel senso figurato in questo caso. Sì, sì, ovviamente. Tutte metafore. Ma però ci sono disturbi molto più gravi del narcisismo che portano a comportamenti molto più disfunzionali, come quelli del mio ex, appunto, che mi tradiva con chiunque. E lì è peggio di un narcisista, cioè nel senso, quindi voglio dire, anche noi possiamo essere vittime di questi comportamenti. Del comportamento, quindi, di altre persone, ma sicuramente. Sì, sì, non è che il narcisista è sempre lui, il carnefice, tutti gli altri sono vittime. Purtroppo a me è capitato anche il contrario, che poi si sia ribaltata la situazione, perché comunque io sono psicopatica, quindi è ovvio che... Nel libro, tra l'altro, spiego bene questi concetti, no? Io di solito parto sempre bene, io sono sempre partita bene nelle relazioni e mi hanno fatto del male. Quindi tutto quello che è venuto dopo è venuto perché mi hanno fatto del male. Cioè, e quindi un narcisista ferito è un narcisista votato alla vendetta. E anche di questo ne abbiamo parlato varie volte, le campagne diffamatorie, con la Emma ne abbiamo parlato, sì, in generale di queste situazioni. Il mandarti le scimmie volanti addosso in modo che, no, anche quelle abbiano di che dirti o fare delle azioni concrete, insomma, questo e quell'altro. Però c'era una domanda che prima è passata in sordina, che riguardava appunto, Diva, questi tuoi pensieri che poi non hai mai attuato, per fortuna. E quello che ti volevo chiedere, al di là del discorso empatico che abbiamo chiarito, è: non c'è invece la paura, il freno del perdere la tua libertà, appunto, finendo in galera eventualmente? Infatti cerco di non finirci costantemente. No, ok, che sembra una cavolata, però da quello che hai detto prima, hai detto potrebbe accadere che io faccia questo. E non sarebbe... ma è nella vita. Ed hai detto sarebbe premeditato e non sarebbe una cosa, sì, di rabbia esplosiva. Allora, potrebbe accadere in una situazione in cui non c'è soluzione. Allora, io mi ricordo l'intervista di Patrizia Reggiani, che disse: io ho fatto uccidere mio marito perché era l'unica cosa che io potevo fare in quel momento. Lei si è fatta 18 anni di carcere e però è in pace adesso. Se non l'avesse ucciso non sarebbe stata in pace. E quindi quando lei dice l'unica, l'ho scritto anche nel mio libro questa cosa, quando dice l'unica cosa che potevo fare, io so cosa lei intende, nel senso che non c'era altra via d'uscita. Ma a volte io, perché, scusate, magari lui l'aveva davvero lasciata definitivamente per un'altra, quindi non c'era, poi vabbè, c'era tutto il patrimonio, tutto quanto, no? Non c'era via d'uscita se non ucciderlo. E io capisco quello che lei intendeva, e lo dice adesso, nel senso, un'intervista recente post carcere, tuttora dice non c'era via d'uscita, e io capisco esattamente quello che lei dice. E quindi spero di non trovarmi mai in una situazione di quel tipo. Te lo auguro e lo auguro a tutte le persone del mondo, ma io però invece io capisco, no. Io so che lei ha trovato la pace dopo, anche se era in carcere. Ok, non lo metto in dubbio, però vorrei dirlo, poi do la parola a Emma che magari può fare un intervento su questo. Io invece no, non lo capisco.
E va bene lo stesso, no? Non dobbiamo tutti essere d'accordo su tutto, ci mancherebbe. Perché, come anche dicono in chat, ma non lo dico per buonismo, perché siamo in live, vorrei essere sincera in questo. Se la motivazione è ormai non può stare più con me, non è più mio, ormai ama un'altra, non c'è più niente da fare, non trovo come soluzione assolutamente quella. Piuttosto è io devo fare un lavoro su me stessa per accettare questa cosa. Se anche faccio fatica, ok, posso provare a capirlo di più e qua mi assumo tutta la responsabilità di quello che sto per dire, anche se poi non lo farei mai. Se si tratta di una situazione di grave violenza, grave stalking, dove tu, per quanto stia chiedendo aiuto, denunciando, controdenunciando, nessuno ti tutela, non ti senti tutelata, sei in grave pericolo, allora per me in quel caso si parla più di autodifesa. Però questo è il mio punto di vista. Io spero di non trovarmi mai perché il mio incubo peggiore è proprio lo stalking, l'ansia di uscire, che già ce l'ho, figuriamoci se ci fosse davvero una motivazione per averla e non c'è. Quindi ecco, questo diva. Rispetto a quello che hai detto tu, anche se ovviamente sto dicendo che non lo condivido e sti cazzi che non lo condivido, no? Però, ma tu invece cosa vuoi dire su questo? Che ci sono, io ho lavorato nell'OPG, nell'ospedale psichiatrico giudiziario, dove erano stati Mazza. commessi reati, c'erano anche persone che avevano ucciso e sì, mi sono fatta la gavetta per riuscire a Mazza, essere deve chi essere sono oggi. stra interessante un contesto del genere, Che è stra uno dei motivi per cui difficile. È uno dei motivi per cui ci tengo particolarmente alla reputazione e alla mia professionalità, è perché mi sono fatta veramente un mazzo tanto per essere chi sono oggi. E ovviamente quando hai a che fare con persone che ti parlano di omicidio, con persone che ti parlano anche dell'emozione travolgente, della disperazione che hanno provato prima di pensare di arrivare a quel gesto, Certo, non vedono. ricordo che è paragonabile alla stessa disperazione e emozione che arriva a togliersela la vita, non solo a toglierla a qualcun Sì, altro. infatti. Quindi sono delle condizioni estreme. Che non è, io ovviamente in questo momento mi astengo dal giudizio perché è ovvio che non è una cosa buona uccidere qualcuno sarebbe meglio che la gente invece di uccidersi si facesse aiutare. Grazie. In un mondo Ovvio. ideale, questa cosa, però oggi stiamo parlando di cose che possono capitare e che cerchiamo di comprendere, non giustificare, comprendere. Sì, ma chiaro. Quindi l'emozione, se io dovessi portare oggi una persona qui come testimonianza che ha tentato il suicidio, proprio anzi mancato suicidio, perché il tentato è anche ancora un'altra cosa, quindi che voleva proprio uccidersi, e vi dovesse descrivere quello che ha passato prima di pensare ad arrivare a quel gesto estremo. Voi fareste fatica a empatizzare con così tanta sofferenza, perché le persone, la stragrande maggioranza delle persone, evita la sofferenza, evita anche la sofferenza degli altri. Sono le stesse persone che semplificano una relazione tossica dando un po' della stronza a uno, un po' della stronza all'altro, dello stronzo all'altro, come hanno fatto con Alicia, invece di dire perché non vi fate aiutare, no? Perché le persone veramente si trovano in maniera scomoda nella frustrazione e nel tollerare la difficoltà altrui. È una cosa che è il motivo per cui bisogna fare psicoterapia didattica per fare lo psicoterapeuta, eccetera, eccetera, Certo, eccetera, no? mazza. Cioè, non è una cosa semplice. Quindi, il arrivare a quel gesto estremo. Il gesto estremo è discutibile, è giudicabile, tutto quello che volete, Sì. È non è giustificabile, va benissimo, quello che c'è però in dietro. questo specifico caso stiamo parlando di un gesto estremo. Diverso è parlare di un antisociale che ad uccidere qualcuno non è così.
non è che ha tutto questo pathos nell'uccidere qualcuno. Cioè, i delitti passionali sono di persone di cui non ti aspetteresti mai, cioè, o comunque di persone che proprio il delitto passionale è proprio sulla scia di un'emozione incontrollata, che poi è un nome di merda, se posso permettermi, metterci passionale vicino all'omicidio, però vabbè, dettagli. Sulla scia di un'emozione, ma ad esempio il delitto per legittima difesa, per dirti, è qualcosa che a volte ha a che fare anche con la trascinabilità dell'emozione. Cioè, uno dice, ma lui ha tentato di ucciderti prima che tu lo uccidessi. No, però avevo paura che lo facesse. Cioè, ci sono anche risposte di questo genere. Quindi uno pensa di rischiare per la propria vita. Se non ti ci sei mai trovato, effettivamente, la cura si stupisce di questo, ecco. Però io immagino che... penso di capirlo cosa vuol dire. Prima nella chat c'è stata una frase che non trovo, però era una frase, mi dispiace dirlo, ma in questo contesto può essere sensata. Tutti siamo in grado di uccidere, tutti. Così come vi assicuro che non solo il narcisismo, ma anche essere una psicoterapeuta è un superpotere. Perché, essendo psicoterapeuti, tu puoi veramente far del male alle persone con consapevolezza e conoscendo tutte le tecniche manipolative del mondo e mettere nella condizione l'altra persona addirittura di farsi del male. Conosci così profondamente gli aspetti, certo, di quella persona che sa esattamente cosa profondamente farci. Gli aspetti di quella persona che puoi veramente far del male a qualcuno, ma anche a qualcuno che non è tuo paziente, perché cioè, se io mi dovessi mettere, ho fatto pure il video, se mi dovessi mettere a insegnare le tecniche tossiche di manipolazione, pensi che non saprei insegnarle? Beh, c'è chi lo fa. Certo, ma pensi che io non saprei insegnare? Beh, ma certo, no, ma il fatto è che comunque la tua professionalità, la tua etica e la tua morale, cioè tu hai altri obiettivi, cioè tu hai l'obiettivo, esatto, di informare affinché le persone si facciano del bene, si curino, stiano meglio, esatto, non che vadano, esatto, a fare del male agli altri, questo è perché io ho visto contenuti di questo tipo. Poi, dicevo, il delitto invece fatto da... Ad esempio, adesso c'è questa cosa dell'antisocialità, io lo metto per gradi di, diciamo, gravità, di severità. C'è l'antisocialità, c'è la psicopatia e c'è la sociopatia. Mi hanno chiesto la differenza. La sociopatia è ancora più grave della psicopatia perché è imprevedibile anche per la persona che la percepisce. Non c'è quella lucidità di cui ci parla. Mentre la lucidità della psicopatia può arrivare a dire lo faccio o non lo faccio, nella sociopatia c'è un aspetto di imprevedibilità che non riesce a controllare neanche la persona affetta. Quindi lì c'è proprio... Capito. Lì c'è la pericolosità ancora di più, ecco. E qua, io però se devo curare un sociopatico, lo curo. Probabilmente non uscirà mai dalla struttura dove è stato rinchiuso, cioè nel senso che non riuscirà a tenere sotto controllo. Dahmer, di cui non abbiamo parlato, faceva terapia quando era in prigione. Sì. E lui riportava... Io sto comprendendo perché facevo certe cose, perché non riuscivo a fermarmi e il mio psicologo mi ha detto che le facevo per questo motivo e io adesso sto dando un senso a quello che facevo. Vabbè, lascia perdere, no? Che anche lui per la sua storia mi ha suscitato tenerezza, ma stendiamo un velo peloso, certo, sul fatto che qualsiasi cosa mi susciti tenerezza. Però lui non è un sociopatico, però, o mi sbaglio? No, lui ha, facciamo prima dire cosa non ha, però a parte questo è importante questo, conoscersi. Dare un senso. Poi, ragazzi, la sclerosi multipla, la SLA, sono patologie che si tengono sotto controllo, ma sono patologie che non ti lasciano scampo. Non si guarisce. Quanto tu le possa tenere sotto controllo, sono degenerative. Non dico che la sociopatia è degenerativa, però facciamo una similitudine, cioè facciamo un paragone.
ci sono patologie che possono essere tenute sotto controllo, ma che, da cui non risolverai mai completamente. Ma anzi, un conto magari è curare, ma un conto è curare, un conto è guarire. Cioè, sono due cose diverse. Tu ti puoi sempre prendere cura di una tale cosa, anche se quella tale cosa ci sarà sempre. Non so, no? Giusto? Sì, concetto. Allora, vi faccio un esempio. Ci sono delle patologie psichiatriche che hanno un'origine squisitamente biologica. Esatto. Ad esempio, c'è una componente genetica più o meno marcata. Nella schizofrenia c'è una componente genetica particolarmente marcata, è una di quelle su cui si è più studiato, ok? Anche nella psicopatia c'è una componente genetica. Allora, sulla genetica tu non è che puoi fare tantissimo una certo, volta che puoi hai... puoi compensare geni, cioè... magari a livello comportamentale, immagino, bravissima, ma è una compensazione. Quando hai gli occhi verdi non è che puoi fare tanto per cambiare gli occhi verdi. Puoi mettere delle lenti, ora fare c'è il laser, pigmentazione, poi esatto. Capisci? Però devi andare ad agire in un certo modo. E quando ci sono aspetti genetici, ovviamente, cioè se una persona è schizofrenica perché ha anche una grave compromissione genetica, è molto più difficile curarla di una persona che ha una schizofrenia senza compromissione genetica. Cioè io... Beh, direi che è abbastanza logico da intuire, cioè da comprendere, voglio dire, non da intuire, da comprendere. Per farvi capire che più grave è il disturbo, meno margine di probabilità ci sia di una risoluzione totale della patologia. Però chiaro, queste sono proprio le basi logiche della medicina. Infatti mi sembra logico pure a me che non l'ho studiata la medicina o la psicologia. Quando io ne parlo, quando a volte ne parlo, e sembra che io stia dicendo delle castronerie mostruose. Quando invece è proprio la grammatica della medicina. La grammatica, ABC. Sì, che non tutti conoscono, però sì, almeno non mettere in dubbio chi le conosce, cioè semplicemente quello. No. Quando prima si parlava di, anche Diva, tu l'hai detto, no? Se non c'è altra soluzione, non c'è proprio altra soluzione, mi viene da pensare che magari il fatto è che non viene vista non vengono viste le alternative possibili, ecco, questo volevo dire. Magari si instaura una convinzione rispetto a è l'unica cosa da fare, proprio perché non si vede, ma non si vede magari proprio per un discorso anche di egosintonia, boh, non lo so se ce la vogliamo mettere in mezzo, non si vedono le altre possibilità. Questo secondo me in psicoterapia, io adesso non ho mai pensato di compiere quell'atto, però altre cose che riguardano me, che non ho una diagnosi di disturbo di personalità ma ho delle difficoltà di diverso genere che riguardano la mia vita, ecco, quando in psicoterapia mi accorgo che una cosa importantissima che riesco a fare grazie alla psicoterapeuta e alla psicoterapia stessa è proprio vedere nuove possibilità, nuovi punti di vista su quello che magari per tanto tempo è stata la mia convinzione assoluta, che magari mi porto avanti da un sacco di tempo e magari non è neanche mia, ma mi è stata tramandata, non so se mi spiego. Quindi la psicoterapia è utilissima in questi casi, magari dirò una banalità, proprio perché noi possiamo credere che quella sia l'unica strada possibile, l'unica cosa che si può fare in quel momento, tipo la persona che ha fatto uccidere il marito, ma magari c'erano altre possibilità che lei non vedeva affatto. Solo questo mi sentirei di dire su questo argomento. E mi auguro che questa cosa sia vera, che sto dicendo, proprio perché magari c'è appunto la possibilità che con una corretta educazione, intendo dire proprio sociale, culturale, le persone... per quanto possibile, possono essere sempre più inclini a prendersi cura della propria psiche e ad evitare di commettere anche atti molto gravi. Certo. Nei loro confronti come negli altri, perché non vedere alternative riguarda sia il suicidio, sia l'omicidio, ma poi anche un milione di altre cose, ma mi sembra che poi in fin dei conti... Adesso noi abbiamo parlato di aspetti estremi, ma sì, c'è... Sì, esatto. Cioè, quella pulsione che dicevi tu, ma la sto chiamando pulsione, magari non è neanche il termine giusto, del... sono disperato, non so cosa fare, adesso siamo in un contesto psicologico, quindi è contestualizzato, mi uccido oppure lo la uccido, è estremizzato da questa disperazione, ma il problema è la disperazione, cioè è lì che bisognerebbe andare, no, a curare la situazione.
Questo è quello che mi sento di Ma dire. per me ognuno dovrebbe avere bisogno, cioè secondo me lo psicologo dovrebbe essere nella vita di ogni singolo individuo, di studiato. Andrebbe Magari. messo uno psicologo per ogni persona, cioè in generale, perché quello D'accordo. ti aiuta a migliorarti. Io da quando faccio la terapia così faccio molti più soldi di prima, cioè per dire, no? E, infatti se vedi il corso l'ho fatto, cioè prima della terapia neanche pensavo di fare i corsi. Adesso cerco di insegnare quello che, adesso che vedo le cose molto più lucidamente, però vedere le cose molto più lucidamente mi ha portato a fare più soldi. Sì, Che è comunque il tuo interesse, cioè ricordiamolo, sempre in esatto. coerenza con te, Non so l'obiettivo neanche poi è per quale quello. meccanismo, però è andata così. Cioè, e quindi forse perché avevo la mente più libera, per qualsiasi ragione, no? Però intanto Ci mi è sono. servito. Quindi secondo me ogni persona dovrebbe avere il proprio Ne terapeuta. abbiamo parlato. Invece Ci di sono due perdere casi tempo che presso gli hanno amici o nell'amministrativo, promozioni. vai Aspettando, visto dallo che. psicologo. Invece No, di è perdere tempo. sensato, dico, è capitato lei, ma ci sono miei pazienti che ricevono promozioni, che hanno scatti di carriera perché investendo su se stessi e sullo psicologo sono più lucidi e sono più performanti. Esatto, Sì, esatto. non c'è da No, stupirsi, non no, c'è. infatti. La terapia non vuol dire sei pazzo e vai curato, anzi, magari la tua pazzia puoi usarla per diventare celebre, avere successo, fare soldi, cioè è semplicemente questione di essere più lucidi nelle proprie azioni e decidere meglio per se stessi. È una cosa utilissima per tutti. Io manderei tutti. Secondo me, se tutti andassero dallo psicologo, sarebbe un mondo diverso, Io proprio. sono d'accordissimo. Abbiamo parlato più volte del quanto sarebbe bello lo psicologo di base, ma proprio ancora meglio proprio lo psicoterapeuta di fiducia. Comunque, sempre a proposito di lucidità e di quello che hai appena detto tu, Diva, la live di oggi è stata fatta in questo modo, in modo molto consapevole, no? Perché poi vogliamo appunto annunciare quello che abbiamo detto dall'inizio, sarà insomma una notizia importante che vi stiamo per dare, A no? proposito di consapevolezza, ecco. A proposito di consapevolezza, Il molti di saper voi, gestire le situazioni. esatto, noi avevamo annunciato che in questa live avremmo parlato di un certo argomento specifico. Abbiamo deciso consapevolmente che fosse il caso di fare un discorso che andava proprio sulla psicologia, quello è stato fatto, secondo me, è stato veramente interessante. Perché è stato fatto? Ma cosa succede? Dai, lo lascio dire a te o la diva, insomma. È stato fatto perché sono stata accusata di avere una dubbia moralità perché faccio le live con Alicia, perché sono stata accusata di prendere posizione rispetto a delle patologie mentali, perché Alicia è stata accusata di essere una brutta persona perché ha una patologia mentale. E ovviamente tutto questo è profondamente stigmatizzante, estremamente svalutante nei confronti di una diretta come questa, che secondo me può aiutare le persone a comprendere meglio tantissime cose. E io sono stata costretta, dopo un lungo periodo in cui la mia immagine è stata messa in discussione per le cose di cui ho appena parlato, tra l'altro, una delle cose che più mi ha turbato è stata la mia moralità, cioè io sono stata considerata una psicoterapeuta con una dubbia moralità perché faccio live di questo tipo. Quindi mi sono difesa con i mezzi a disposizione e ho fatto una denuncia. Ok, io sono contenta che hai voluto dirci questo, lo sapevo già, insomma, quello che in realtà non ti volevo mettere in questa situazione, cioè di dovermi dire questo, ma se l'hai detto sono contenta che tu l'abbia voluto dire. E era più che altro per dire i dettagli di questa denuncia, del perché è avvenuta, da dove comincia questa storia, che cosa è capitato. Tutti questi dettagli, comunque, insomma, non dipenderà strettamente da noi. Ne Ovviamente parleremo.
nel rispetto anche della giustizia che farà il suo corso, perché assolutamente, ma certo, i dettagli però comunque i dettagli le parti su cui si può discutere, sì, in quest'ambito verranno discusse nella live che ci sarà. Annuncio speciale, finalmente. Verranno discusse nella live che ci sarà domani sera alle ore 21 sul canale del Cerbero, che già oggi pomeriggio alle 3 ha fatto una live molto interessante in cui tra di loro hanno insomma argomentato e cercato di capire un po' la situazione, ma quella situazione manca tutta l'esperienza personale diretta di Emanuela Papa e della Diva del Tubo, che sono entrambe coinvolte in questa dinamica. Quindi ragazzi, domani sera alle ore 21 saremo tutte e tre, in realtà, perché poi ci sarò anche io, per dare un punto di vista che, diciamo, è un po' non direttamente coinvolto. Esterno. Anche se per via del fatto che io vi ospito entrambe, e novità in questo caso della Diva sul mio canale, io stessa ho ricevuto una serie di commenti, di obiezioni e quant'altro, ok? Quindi ecco, saremo tutte e tre ospiti sul canale del Cerbero. È una cosa totalmente inaspettata, è successo tutto oggi. Sarà sicuramente molto interessante confrontarci anche con loro, che hanno sempre comunque un approccio lucido sugli accadimenti. Direi quando... la Diva non ha traumatizzato la psicoterapeuta, io non sono traumatizzata. Chi l'ha detto? Grazie della sub. Chiedono se la Diva ha traumatizzato la psicoterapeuta. Ah, ho capito, ho visto. No, non è quello il discorso. Poi vorrei rispondere ad una cosa che è stata chiesta all'inizio, e cioè perché ho messo la sponsorizzazione sul video che ho fatto in cui annuncio questa diffamazione. Questa denuncia che io ho fatto per motivazioni che ritengo abbiano a che fare con la diffamazione, poi ovviamente sarà la giustizia, il giudice o chi di dovere a decidere questa cosa. Io ritengo di essere stata offesa e l'ho sponsorizzata proprio perché la sponsorizzazione permette una visibilità maggiore a questa questione. E siccome il mio obiettivo era sensibilizzare al fatto che ci fosse stata una presa di posizione specifica in merito, ho fatto la sponsorizzazione, che è una cosa che proprio ha a che fare con il fatto che più persone hanno potuto vedere. Ma il quella... discorso è sempre quello, cioè, se no siamo qua a parlare tra di noi. Anche io quando ho un video importante ogni tanto lo sponsorizzo, nel senso. Non ci sono retroscena particolari sui social. Io non l'ho mai fatto, ma non c'è assolutamente nulla di male. D'altra parte, se vogliamo comunicare sui social, l'obiettivo è di comunicare a più persone possibili. Se no ci parliamo da sole, allo specchio, abbiamo fatto il nostro. Cioè, e di cosa stiamo parlando? Tra l'altro, questa cosa ha permesso a molti professionisti di vedere, perché io seguo poche persone, quindi a molti professionisti, di poter vedere e di poter scambiare anche pareri su questo aspetto, che ha a che fare anche con una tutela che noi dovremmo avere da parte dell'albo degli psicologi, che invece sembra mancare. E non è ovviamente un'accusa all'albo degli psicologi, però è una proprio una considerazione, semplicemente una considerazione. Si può sempre migliorare, anche l'albo evidentemente potrà fare delle miglioramenti. Sì, insomma, assolutamente sì. E quindi questo aspetto ha scoperchiato una sorta di vaso di Pandora che ha avuto una risonanza importante, e quindi mi sono potuta anche confrontare con persone, ma anche con professionisti, con proprio professionisti del mio settore, per poter discutere di quello che anche a loro è successo. Si sono trovati nella stessa situazione, magari con persone differenti, certo, ma che insomma è comunque un fenomeno che va discusso. Chiaro. Tra l'altro, sul discorso della visibilità, se non erro, sei stata anche accusata di cercare solo quella. Prima qualcuno ci ha riportato un messaggio
siete le tre grazie che cercano visibilità. Cosa volete rispondere voi due a questo Io messaggio? sinceramente credo di non averne bisogno, al massimo sono gli altri che la cercano da me, cioè Io sì, sinceramente. allora io posso dire che cerco visibilità e che invito la diva del tubo e parliamo di questi argomenti per visibilità, cioè è così strano che io da content creator cerchi visibilità, posso? Cioè, non No, so, ma ragazzi, il cosa devo problema non sei. cercare? Il problema non è che l'hai cercata tu da me, ma evidentemente qualcun altro che poi si è messo nei casini. No, vabbè, nel caso specifico. Io sono stata ancora più fortunata perché non ho neanche dovuta cercare la diva, mi è capitata. Ma posso dire con estrema onestà e che mi sembra assolutamente logico e senza nessun tipo di cosa negativa. Cioè, io sto facendo la content creator, se c'è un argomento interessante di discussione che so può destare l'interesse del pubblico, ma che sono scema a dire no, non cerco visibilità. Minchia, la cerco Ragazzi, sì ma la cioè, visibilità, allora, ma sono al le di là del cose, fatto che cioè. dire a me che cerco visibilità è abbastanza ridicolo, È messo vero. cioè, rapportato alla persona di cui Da stiamo cui arriva alludendo. l'accusa? Da Io cui arriva certo non la l'accusa? cerco da lui, se la devo cercare, magari posso fare collaborazioni con altri influencer. Al mio livello o più famosi di me, ma di certo non la vado a cercare da lui che non lo conosce nessuno, a Ad un livello parte questo. inferiore o da me con un No, canale cioè, piccolo, cioè, ovviamente. ovviamente. Però al di là di questo, non c'è, cioè, io da personaggio pubblico di spettacolo web o anche televisivo che c'è stato, la visibilità è il mio lavoro, quindi è normale che io la Questo, ricerchi e non infatti. c'è assolutamente niente di male a ricercarla. Per avere più popolarità o anche per incrementare la propria attività lavorativa, cioè non c'è niente di male comunque a cercare la visibilità. Dipende Certamente andrebbe come. cercata in luoghi opportuni, di sicuramente non da questa persona, perché non è sicuramente una visibilità positiva andarla a cercare da questa persona, però comunque non c'è assolutamente nulla di male a mettersi sui social. Chiunque si mette su un social cerca una visibilità nel proprio campo. Esatto, mi E sembra totalmente ovvio. di sicuro una psicoterapeuta non va a cercare la visibilità da un fuffa. Al Ma massimo la va a se. cercare da colleghi, da altre Ma situazioni. se il Allora, contenuto le permette una in realtà visibilità, è anche il beh. motivo, posso No, dire, vai. in realtà è anche intanto il motivo per cui una persona può cercare visibilità, perché se io sono una divulgatrice e parlo della mia materia, mi fa piacere che più persone possano accedere alle Esatto, conoscenze della mia materia. Quindi esatto. Mi sembra sano succede quello. ricercare visibilità, ascolto, orecchie Però che ti ascoltano. questo aspetto della visibilità mi è stato criticato perché ho chiesto una live di chiarimento. Allora, Ma. io la live di chiarimento la chiedo perché in 5 minuti si può chiarire una questione che sui social può durare mesi. Faccio un esempio molto spiccio e prendo ad esempio la diva. La diva ha avuto un piccolo dissing con Grembaud. Ok, è entrata in live. Grembaud abbiamo fatto la live su questa cosa, Sì. sulla moralità, eccetera, eccetera. È entrata in live. Grembaud ha detto: siamo un po' in dissing. Lei ha risposto: sì, perché tu mi hai offeso. E lui ha detto: scusa, fine del dissing. Fine, A volte sono capisci? Per fraintendimenti, a volte veramente si cui, creano dei polveroni assurdi per bravissima, dei fraintendimenti. È cioè, capitato anche a me, molto. purtroppo. Molto spesso in una live non è questione di visibilità, in una live si discute da professionisti, perché personalmente, ripeto, io non ho bisogno di andare in cerca di lavoro, sono piena di lavoro, lo sanno tutti, solo chi segue non lo sa, lo sanno tutti, per cui non ho problemi di lavoro, ho lo studio pieno, sono docente in una scuola di specialità, sono docente in un'accademia, mi chiamano, io rifiuto lavoro, cioè io rifiuto perché non ho il tempo per starci dietro.
Quindi non sto cercando certo visibilità per farmi pubblicità e diventare ricca, che sinceramente è, a me piace il mio lavoro, mi piace quello che faccio, io ho trovato il mio equilibrio, io sono realizzata. Quelli che ti accusano di cercare visibilità è perché loro pensano che la visibilità sia il fulcro della vita. Ma a me personalmente piace l'idea di essere visibile per poter informare le persone. Sì, tu l'hai detto più volte anche, seguite la papa, cioè seguitemi sui social, ma perché non vuoi essere seguita? Perché vuoi parlare e fare informazione. Ci sono anche altri psicologi magari che lo sono da poco, che devono ancora crearsi la propria clientela, che si fanno pubblicità sui social, non c'è assolutamente nulla di male. Ma non c'è niente di male a farsi pubblicità. La ricerca di visibilità di per sé non è un male se il lavoro che fai o anche la divulgazione che fai include necessariamente che ci sia un pubblico ad ascoltarti. Esatto. È il modo in cui lo si fa, è il modo in cui la si ricerca che può essere opinabile nel momento in cui, come si dice, purché si raggiunga quella visibilità, sei disposto a fare anche delle cose. Tra l'altro chiedere una live di chiarimento è una cosa positiva in realtà, cioè nel senso, mi capito? Sembra di è sì. Un gesto positivo. Dai l'opportunità all'altra persona di dire la sua. Comunque sul piatto che tu vuoi chiarire, questa persona non ha mai voluto nessun tipo di chiarire. Io non gliel'ho mai proposto perché io vado dritta contro quello che devo fare. Cioè io non ho intenzione mai di chiarire con questa persona, vado dritta fino al mio obiettivo finale. Però nel caso della dottoressa invece lei ha sempre cercato di porsi in un modo, chiariamo, parliamoci, sentiamoci al telefono. Sì, lei anche sentiamoci al telefono è stato rifiutato. Sì, mi ricordo. Comunque, ecco dei dettagli. Ho cercato più volte di portare, cioè di risolvere la questione in maniera benevola tra professionisti. Quindi, sì, però mi sono sentita. Mi sono sentita accusata di cose che hanno... Ma appunto, cosa c'è di male nel fare una telefonata per un chiarimento? Questa persona ha rifiutato questa cosa e ha continuato per la sua strada fino a che adesso le conseguenze sono queste. Sì, sono volate le denunce, insomma, accuse pesanti. Cioè, a me, se io faccio un dissing, un litigio, una cosa, io magari non lo propongo, ma se l'altra persona mi dice posso chiamarti che ci chiariamo, io accetto, cioè perché non dovrei farlo? Ah, ok. Noi, a me sembra una cosa così semplice. Ma lo è. A me sembra veramente una cosa così semplice e così fruibile e così, cioè voglio dire, non ho mica chiesto una live al presidente degli Stati Uniti, cioè c'è stato un fraintendimento, si può discutere tranquillamente. Un fraintendimento avvenuto sui social, quindi un fraintendimento nato pubblico, e perché non concluderlo, non chiuderlo, non chiarirlo in pubblico, esatto. Lì dove è nato. Esatto, a me sembrava anche una cosa carina, cioè nel senso ne parliamo, facciamo, ci scambiamo come professionisti, tra l'altro io alcuni suoi video li ho trovati anche piacevoli, per cui cioè per me era una cosa del tipo proprio ci confrontiamo e parliamo di questa cosa. Mi sembrava anche un bel argomento di discussione. Domani approfondiremo, È stata fraintesa. Quindi adesso, dopo che ho preso le pastiglie salvavita e si fa una certa, devo andare a mangiare, però... Sì, certo. Io devo fare un TikTok, assolutamente, sono già pronta vestita per il TikTok, seguitemi su TikTok. Ci ridiamo tutti appuntamento domani sera alle 21 dal Cerbero. Sì, Cerbero Podcast. E in modo da poter parlare in maniera già oggi ho iniziato a parlarne. Sì, abbiamo detto che l'annuncio forte. L'annuncio era questo qua della fine, c'è un motivo, ragazzi. E quindi io invito tutti a seguire La Diva del Tubo su tutti i suoi social. Vi ricordo che il 6 esce il suo libro, di cui ci ha già dato degli spoiler belli frizzantini, sì. In live, se la volete recuperare dall'inizio lo potete fare, se avete l'abbonamento, se no fatelo. E seguite anche Manu Papadoc su tutti i suoi social, e magari seguite anche Ergosia, che poi sono io,
su tutti i social. Se vi interessa vedere la mia interpretazione di Mercoledì Adams, vi aspetto su TikTok tra poco, Ergosia. Ci vediamo tutti domani sera, ragazzi. Intanto partiamo con Ride. Vi ringrazio tutti, intanto per le sub, che sono state 10, finalmente abbiamo fatto il gol. La vostra partecipazione, come sempre, utilissima in chat. Grazie per le riflessioni che avete sollecitato. I moderatori, veramente grazie anche al nuovo arrivato. E noi ci vediamo domani sera. Grazie Idiva, grazie Ema, vi voglio un sacco di bene e buonanotte, buona cena Ciao a anche. tutti, a domani. Ciao. Buona serata a Ciao. tutti. Ciao. Ciao. Ciao ciao. Si va da Kokeshi! Salutatemi Karen, un bacio a tutti. Let's go! Mazza che live. Bella, emozionante, tosta. Poi la ripubblicherò anche su YouTube, ma se la volete vedere subito che vi siete persi l'inizio. You know what to do? Rimanete per il raid e salutatemi Kokeshi. Ciao, buonanotte. A domani sera!